Ciao amici, oggi prepariamo dei tagliolini con zucchini, cotto e piselli. Andiamo a vedere la lista completa degli ingredienti. Gli ingredienti per questa ricetta per due persone sono 200 g di tagliolini, una zucchina, un pezzo di prosciutto cotto, una manciata di parmigiano reggiano, un peperoncino, del pepe, del sale, una grattugiata di noce moscata, 200 g di panna, 50 g di piselli e uno scalogno. Andiamo a vedere adesso la preparazione. Cominciamo con l'affettare le zucchine che taglieremo a tronchetti. Dopo averla lavata naturalmente, ora facciamo a cubettini il prosciutto cotto. Affettiamo il peperoncino. E affettiamo lo scalogno. Eccoci pronti per cominciare a cucinare. Nella pentola bassa incominciamo a mettere un filo d'olio extravergine di oliva, abbiamo già acceso il fornello, così come abbiamo già preparato la pentola per la pasta. L'olio è caldo, incominciamo ad aggiungere lo scalogno. E il peperoncino che abbiamo in precedenza tagliato. Uniamo ora il prosciutto cotto, facciamo saltare anche lui qualche attimo nella pentola, così. Appena sono leggermente cotti, uniamo i piselli e le zucchine. Ora aggiungiamo un po' di sale un pizzico di pepe e aggiungiamo un bicchiere d'acqua. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere una decina di minuti e a calare i tagliolini. Intanto anche il sughetto è pronto, aggiungiamo la nostra panna. La pasta è pronta, adesso andremo a scolarla. Abbiamo scolato la pasta, prendiamo il nostro sugo . La pasta è pronta, possiamo procedere all'impiattamento. Il piatto è pronto, diamo una leggera spolverata di noce moscato. Diamo ora una spolverata di parmigiano. Ciao amici, alla prossima ricetta.